Simone Dormeidis, campione del mondo di ski cross in Georgia quest'anno. Sorriso che ci vuole, insomma, grande soddisfazione. Sì, è stata una gran soddisfazione anche per tutto il movimento dello ski cross che è in grande crescita, quindi sì, stagione super positiva per me e per tutta la squadra. Poi la medaglia di bronzo, insomma, cioè, è un grande successo. Lo ski cross sta prendendo piede. Quando arrivano i successi, normalmente scoppia la passione per una disciplina che magari prima pochi conoscevano o cercavano di praticare. Quindi questo è un bel segnale. Sì, assolutamente. Infatti l'idea adesso di dare un esempio per poi creare un movimento che già c'è, sta crescendo e speriamo cresca sempre di più. Senti, per noi comuni mortali, quanta dose di pazzia ci vuole a partire in quattro, saltare, averli uno a fianco all'altro? Ma allora, sicuramente è qualcosa che devi aver dentro, qualche rotellina, non si può negare che ci manca, però chiaramente tanto allenamento, preparazione, cerchi di arrivare un po' pronto ad ogni evenienza e poi sì, c'è quel momento in cui magari spegni un attimo l'interruttore che aiuta anche quello. Senti, anche te hanno messo gli sci appena sei uscito dall'ospedale quando sei nato o l'hai preso un po' dopo? Sì, appena uscito dall'ospedale, appena nato e anche appena uscito dall'ospedale quest'anno perché avevo rotto una spalla e a 32 giorni ho fatto il mondiale, quindi sempre. E hai vinto. Esatto, quindi sempre un rientri rapidi. Qui è uno stemma, che ho detto anche a qualche tuo compagno prima, che significa tanto perché Bergamo è diventata un po' la capitale della solidarietà e sono stati raccolti 2.720.000 euro in tutti questi anni a favore di associazioni. E è bello avervi qui, ma credo che sia bello, sono dei successi anche questi importanti. Sicuramente sì, fa piacere partecipare a queste iniziative perché insomma un po' anche nella vita dell'atleta la solidarietà e tutto fa parte del tutto.